quest'anno è il quinto anno e le caratteristiche del percorso sono tutte diverse perché abbiamo creato un circuito in modo che anche chi viene a vedere ha la possibilità di rivedere i propri parenti o gli atleti due volte per quanto riguarda la gara internazionale. Per quanto riguarda la gara popolare aperta a tutti, le mogli, i mariti che vogliono vedere i propri atleti correre di famiglia hanno la possibilità al Parco Ducos di godersi tutte le prove, perché abbiamo concentrato la maggior parte delle prove tecniche al Parco Ducos 1 e 2. Gli ostacoli ci sono quasi tutti naturali, perché quest'anno, tolto il fuoco che l'accendiamo noi e la partenza, che non, quella proprio non posso dirla perché è una sorpresa per tutti, e si entra nei laghetti, nell'acqua, nel fango, ci si sale sopra le balle di fieno che sono messe a 4, perciò sono abbastanza alte, c'è il passo del leopardo dove si bisogna passare in ginocchio sia nell'acqua che nell'erba, si passa nel fango, si sale su per dei sentieri che non sono durissimi però richiedono comunque un buon allenamento, o comunque prendendoli anche come camminata sono costruttivi e sicuramente aiutano a mantenerci in forma. La manifestazione è il 9 giugno e per partecipare c'è un sito www.brescianolimit.com, oppure c'è un mio numero di telefono, oppure per i non competitivi è aperta anche la domenica mattina fino alle 8 la mattina per tutti. Noi speriamo in questo modo di coinvolgere cittadini italiani e bresciani per farsi scoprire un po' le prealpi e far capire che tipo di manifestazioni queste che stanno prendendo piede in tutta Europa.